Spesso mi chiedete quale fototrappola comprare per iniziare a fare fototrappolaggio. Bene, seguite questo video perché è sicuramente qualcosa che potrebbe fare a caso vostro. Salve ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Io sono Marcello di Fototrappole e Fototrappolaggio ed in questo video andremo a vedere una fototrappola economica che sicuramente è una buona base per iniziare a fare fototrappolaggio, questo splendido hobby a contatto con la natura. Sto parlando della Santecam HC802, una fototrappola sicuramente economica, il cui prezzo infatti non arriva a 40 euro, però che ha comunque delle buone caratteristiche e mi ha regalato dei buoni video. Sicuramente adesso sarete curiosi di saperne di più di questa fototrappola, quindi io direi di iniziare questa video recensione parlando delle caratteristiche principali della Santecam HC802. Vediamola dunque nel dettaglio questa Santecam HC802. L'obiettivo è un 90 gradi, può girare video fino a 4K a 10 fotogrammi al secondo, oppure ci regala un bel 2,7K a 20 fotogrammi al secondo e Full HD a 30 fotogrammi al secondo. Può scattare foto fino a 50 megapixel. Sopra ci sono 42 LED a emissione luminosa di 850 nanometri, quindi sono LED a bassa intensità ma che illuminano molto bene la zona inquadrata. Sotto abbiamo i tre sensori di movimento. Sono tre sensori che ricoprono un angolo di 120 gradi e come sempre è molto indovinata questa combinazione fra i tre sensori a 120 gradi e l'obiettivo a 90 gradi. Qui c'è il microfono, sotto ancora abbiamo l'ingresso per alimentazione esterna e il foro per metterla sul cavalletto, sul supportino. Poi abbiamo due clip laterali, ecco qui, c'è il forellino per mettere il lucchetto, proteggere i nostri dati. Le due clip, la prima cosa che vi faccio vedere è che qui di fianco abbiamo l'ingresso a V. Questo serve per collegare la fototrappola ad un televisore, a un monitor e fare una slideshow delle immagini che abbiamo scattato. Un display 2 pollici, i vari tasti funzione, altoparlantino, l'ingresso per la micro SD supporto fino a 256 giga, l'ingresso mini USB per scaricare i dati sul computer se vogliamo farlo in questo modo e la levetta per l'accensione. Da questa parte invece c'è il vano delle batterie. Io ho usato per questa prova 4 batterie della Duracell. Poi andandola a vedere dietro abbiamo questa strutturina che ci serve per appoggiarla alla pianta e anche per far passare la cinghia per attaccarla appunto alla pianta, al paletto, qualsiasi cosa vogliamo. Prima di passare al contenuto della confezione nella quale arriva quindi questa fototrappola della Santecam, vi ricordo di iscrivervi al canale di Fototrappolaggio, di lasciarmi un like a questo video. Se mi volete chiedere qualcosa su questa fototrappola, ma qualsiasi altra cosa, lo potete fare direttamente sotto nello spazio dedicato ai commenti oppure mi potete scrivere alla mail fototrappolereview@gmail.com. Adesso vediamoci la confezione. Questa è la confezione con la quale arriva la nostra fototrappola. Eccola qui, Trail Camera HC802. Qui ci sono alcune caratteristiche, anche su questo lato ci sono alcune caratteristiche sempre della fototrappola, altre indicazioni e così via dicendo. Questa è la stessa scatola che viene usata anche per altri modelli Wi-Fi 802 HC802 Pro. Vediamo all'interno. Troviamo il libretto di istruzioni. Allora, il libretto di istruzioni veramente è un po' semplicino. A parte che alcune indicazioni sono errate, quindi non sono le stesse che trovate sulla fototrappola oppure che trovate nelle caratteristiche dell'inserzione su Amazon o in altre parti. Qui ci sono tutte quante le indicazioni con le caratteristiche principali della fototrappola, è tutto in inglese e diciamo che più che altro ci sono le caratteristiche principali
ma c'è poco sul funzionamento. Quindi diciamo che il libretto di istruzione è un po' troppo semplice a mio avviso. Comunque, poi abbiamo la cinghia. Questa è la cinghia, eccola qui, è semplice però buona e pratica, questa clip in ferro. Questa è la protezione con la quale, con la quale arriva la fototrappola. Poi all'interno abbiamo questo contenitore in plastica e sotto c'è il supportino per mettere la fototrappola su un paletto, qualsiasi altra cosa, la piastra, le viti per il fissaggio del supportino e il cavetto per collegare la fototrappola al computer, l'ingresso che abbiamo visto dopo. Questo ci serve per scaricare i dati. Adesso andiamo a vedere il menu delle impostazioni, quello che ci permette di fare e come io ho settato la fototrappola per i video che dopo vedremo in seguito. Per accenderla basta mettere la levetta che è qui sotto su test e vi si accenderà il display e vi trovate subito in questa posizione iniziale. Naturalmente quello che stiamo vedendo è quello che l'obiettivo qui sta inquadrando e ci troviamo in posizione di ripresa. Vedete qui l'iconcina della telecamera. Quindi volendo, andando a premere il pulsante shot, possiamo iniziare a registrare un video. Se invece premiamo questo tasto con la freccia in basso e l'icona della macchinetta fotografica, passiamo in posizione fotografica. Premendo sempre il tasto shot, possiamo andare a scattare delle fotografie. Con il tasto replay possiamo andare a vedere quello che abbiamo salvato sulla nostra scheda di memoria, mentre con il tasto menu entriamo proprio nel settaggio vero e proprio della fototrappola. Quindi premiamo menu. Prima voce che troviamo è modalità. Premiamo il tasto ok e poi vedete che possiamo fare delle fotografie, un video, fare prima delle foto e poi un video, oppure fare prima un video e poi delle foto. Io ho scelto video. Poi scendiamo, andiamo a impostare la risoluzione fotografica se abbiamo scelto di fare delle fotografie, andiamo a scegliere fra le varie impostazioni possibili. Poi possiamo andare a vedere e impostare la ripresa in serie, cioè possiamo dire quante fotografie vogliamo fare una dietro l'altro, sempre se abbiamo impostato prima la scelta di fare delle foto, e vedete possiamo fare fino a 10 foto in serie. Poi andiamo a impostare la risoluzione del video. Come vi dicevo, abbiamo un buon 2,7K a 20 fotogrammi al secondo oppure il Full HD a 30 fotogrammi al secondo. Abbiamo anche il 4K ma è solo a 10 fotogrammi al secondo. Io solitamente scelgo il Full HD perché le immagini sono ottime e occupano poco spazio in memoria. Poi abbiamo risoluzione del video TL, questo sta a significare che la fototrappola è in grado anche di girare un video timelapse, quindi di creare con delle fotografie direttamente un video timelapse. Poi abbiamo la lunghezza del video, qui ho messo 20 secondi per praticità, se no di solito metto di più, la registrazione audio se attivarla oppure no. Poi abbiamo la distanza di registrazione, che cos'è? È il tempo che intercorre fra la fine di un video e l'inizio del video successivo. Io solitamente metto sempre 10 secondi. Poi i sensori di movimento laterali, quindi volendo li possiamo anche andare ad escludere i due sensori di movimento. Se vediamo che magari dobbiamo mettere la fototrappola in un luogo un po' ristretto, i sensori non hanno motivo di essere attivati, quindi li possiamo anche andare a togliere. Poi possiamo impostare anche la sensibilità dei sensori di movimento per avere delle rilevazioni più mirate secondo dove andiamo a mettere. Possiamo impostare una bassa sensibilità, media o alta sensibilità. Poi scendiamo ancora, vediamo cosa c'è. C'è il tempo di registrazione. Il tempo di registrazione è praticamente quell'opzione, se andiamo a mettere su on, che ci permette di accendere la fototrappola a una determinata ora e farla spegnere a una determinata ora, secondo se vogliamo magari riprendere solo il pomeriggio, solo la mattina, solo la notte, quando vogliamo. Naturalmente io questa non la utilizzo, la metto su off, ok.
Poi scendiamo ancora, poi abbiamo il lasso temporale che non è altro che la funzione time-lapse. Entriamo e ci permette, vedete, di selezionare fra il lasso temporale normale, quindi una funzione normale, quindi scattare delle fotografie in serie andando poi a impostare ogni quanto vogliamo fare la nostra foto, oppure ci permette di selezionare il video TL. Prima ne abbiamo visto le impostazioni e qui dopo andiamo a impostare il video TL e sarà la fototrappola a creare il video direttamente, oppure ce lo va, andiamo ad escludere. Poi abbiamo la lingua, bene, qui potete cambiare la vostra lingua. La cattura senza fine sarebbe il loop, quindi possiamo scegliere anche di dire alla fototrappola di registrare in continuazione finché, anche se la scheda di memoria si è riempita, andando a sovrascrivere i dati vecchi e con quelli nuovi. Poi scendendo abbiamo impostazione ora e data, il timbro foto è la scritta che appare sotto nelle vostre fotografie oppure nei vostri video, potete andare a metterlo oppure a togliere, la password da inserire, il segnale acustico dei tasti, quindi andatelo a togliere, formattare la scheda di memoria sempre quando l'andate a inserire, poi c'è il numero di serie, il numero che voi date alla vostra fototrappola in modo un domani di riconoscere i video che sono stati girati con questa fototrappola, il reset delle impostazioni di fabbrica e la versione del software e così via. Torniamo alle impostazioni principali. Come avete potuto vedere, il menu di questa fototrappola è veramente completo, ha tantissime impostazioni tra le quali potete scegliere, quindi vi potete divertire in tanti modi diversi. A mio avviso il settaggio che ho utilizzato è il migliore e adesso vi farò vedere i video che ho girato appunto con queste impostazioni, li commenteremo insieme e poi ci ritroveremo qui tutti insieme per le conclusioni finali. A vedere i video girati con questa Santec Cam HC802. Allora, il primo video, vediamo che cos'è, un bel airone cenerino ripreso di giorno alle 2:20. Beh, devo dire che le immagini sono veramente molto molto belle. I colori sono reali, bellissime, buona anche la definizione per essere una fototrappola che costa meno di 40 euro. Sicuramente è una fototrappola che dà delle buone immagini almeno di giorno. Andiamo a vedere che cosa abbiamo dopo. Abbiamo un'immagine di un gattino, sono le 8 del mattino, qui c'è sempre un altro gatto a mezzogiorno. Sono comunque belle immagini. Purtroppo l'audio non è proprio il top. Se infatti andiamo ad aumentare, si sente un brutto rumore di fondo. Non so se voi lo potete sentire. Comunque l'audio non è molto il top. Bisogna stare proprio molto vicini alla fototrappola perché si riesca a sentire qualcosa. Poi abbiamo un altro gatto alle 5 quasi. Questo è un laghetto di campagna ed è vicino ad una casa colonica, quindi in pratica ci sono tanti gatti, tanti cani, quindi è una zona in cui, ecco, i gatti e i cani vengono spesso a bere e a fare un giro, quindi ne riprendo in continuazione. Ecco, questo è un altro video. Comunque vedete che anche qui le immagini alle 5 sono sinceramente molto molto belle. Quindi anche le immagini di notte dovrebbero essere molto belle. Queste sono delle immagini girate alle 7:40, quindi sono delle immagini girate in piena notte. Questo non è un gatto selvatico, ma è un soriano, mi sembra che si chiama, sì. Quindi non è un gatto selvatico, tranquilli, però insomma, la zona è illuminata molto molto bene. Poi adesso non so cosa abbia potuto a scattare la fototrappola, qualcosa che è andata via. Comunque ci fa vedere ancora come funzionano bene questi 42 led 850 nanometri. Poi abbiamo ancora delle immagini di giorno, sempre molto belle, 1:30, il gatto che affila le unghie, ok, un altro gatto che viene a fare il suo giro di ricognizione la mattina verso le 9. Questo gattone, ecco, a affilare le unghie. Queste piante sono particolarmente utili per questi gatti perché permettono proprio di... Qui abbiamo delle
un video girato di notte perché ha tirato molto vento e questo ramo qui ha attivato, questo ramo sulla sinistra ha attivato la fototrappola. Poi abbiamo anche qui, va bene, il vento, qui c'è la neve, ecco, guardate come si vede bene. Questo video l'ho voluto lasciare appunto per farvi vedere, insomma, che effettivamente, guardate come si vede bene anche la neve che viene depositata, insomma, no. Sono delle immagini molto molto belle. Qui è cambiato il vento, ha portato via questo ramo, ci fa vedere adesso la neve che viene da quest'altro lato, ma è bello, 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 bello. Ecco qui il primo animale selvatico, una volpe che zoppica un po' e viene a bere. Sono 20 secondi di video, è un video molto bello, vedete, guardate le immagini, la definizione di questi LED 800 50 nanometri è molto buona, la zona illuminata è molto vasta, guardate, arriva fino a qua giù, insomma, arriva ben lontano. Poi la volpe torna indietro, vedete, ha una zampa ferita, comunque ci fa vedere ancora che la zona è sicuramente ben illuminata. Quindi sicuramente dei video di buona qualità, delle immagini di buona qualità, soprattutto per una fototrappola che, come vi dicevo, costa meno di 40 euro. Veramente soddisfatto dalla qualità video di questa Santecam HC802. Cosa dire dunque di questa Santecam HC802? Buona sicuramente la qualità video, bei video di giorno e bei video di notte, ottima l'illuminazione data da questi 42 LED 850 nanometri. Un po' meno l'audio, necessita che il soggetto sia molto vicino perché si possa sentire qualcosa, 1 o 2 metri massimo, beh, andrebbe sicuramente migliorato. Ottimo comunque il rapporto qualità-prezzo, perché vi ricordo che è una fototrappola che costa meno di 40 euro e che quindi sicuramente si pone come un'ottima scelta per iniziare a fare fototrappolaggio, questo hobby bellissimo a contatto con la natura. Va bene, io penso che per questo video sia tutto. Se avete altre domande, mi raccomando, scrivetemelo sotto nei commenti. Ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Un saluto da Marcello e al prossimo video. Ciao!